ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Silvia e nel video di oggi andremo a vedere un prodotto che ci è stato gentilmente inviato da Roffi. Si tratta di un misuratore di pressione. Vi dico fin da subito che troverete il link per l'acquisto di questo misuratore di pressione nelle informazioni del video qui in basso, come faccio sempre. Il prezzo dovrebbe girarsi sui 30 euro, comunque andate a dare un'occhiata. Questa è la scatola del prodotto, realizzata in questa colorazione verde chiaro, con il prodotto raffigurato in lucido rispetto alla scatola che è opaca. Molto semplice, spiegate qui le caratteristiche principali e viene indicato il modello che è RP10. Ma adesso andiamo a fare l'unboxing e a vedere questo prodotto. Appena aperta la confezione si trova subito il misuratore di pressione col suo grande schermo, ma vediamolo dopo. Sotto si trova poi la fascia per il braccio con il tubo in silicone da collegare allo schermo, al monitor. Poi si trova un volantino che ci invita a fare una recensione. Tips for measurement, cioè dei trucchi per una misurazione della pressione ottimale. Ed il manuale delle istruzioni, che ha anche la lingua italiana, quindi ottima cosa. Anche se lo strumentino è facilissimo da utilizzare. Si trovano infine 4 batterie mini stilo di tipo AAA in dotazione. Questo era il contenuto. Ma andiamo a vedere il monitor. Ecco qui il monitor, come vedete in alto c'è il marchio Roffi, poi qui in basso si trovano 3 pulsanti, il primo è il pulsante MEM che consente di memorizzare tutte le misurazioni effettuate e tenerne traccia, il secondo è Start Stop per avviare e stoppare la misurazione della pressione e infine c'è il pulsante Set che permette di impostare una serie di parametri come la data e l'ora. Sul lato sinistro del monitor c'è la presa d'aria che consentirà di mandare l'aria per far gonfiare la fascia da apporre al braccio in modo da poter misurare la pressione in modo automatico invece della classica pompetta dei vecchi misuratori di pressione. E poi qui sul lato sinistro c'è un'entrata per l'alimentatore nel caso in cui vogliate alimentare il misuratore con la presa di corrente anziché con le 4 mini stilo AAA. Nella parte sottostante infatti c'è il vano per le 4 mini stilo, eccolo qui, vanno posizionate le batterie e funzionerà, altrimenti l'alimentatore non è in dotazione, quindi dovrete trovarne uno voi universale. Ah, dimenticavo di dire che qui sul lato destro ci sono anche queste 3 sbarrette di 3 diversi colori, cioè quella verde, quella gialla e quella rossa. Queste 3 sbarre consentono subito di individuare se il proprio livello di pressione è ottimale, discreto oppure pessimo. Quindi questo sarà un punto a favore per gli anziani che magari non sanno bene, non ricordano quali siano i valori ottimali, allora subito con questa sbarra potranno rendersi conto della loro condizione. Qui in basso poi sono indicate le pulsazioni, mentre qui in alto pressione sistolica e in basso pressione diastolica. Ma adesso andiamo ad inserire le mini stilo e a fare una prova di misurazione. Ok, appena inserite le batterie si illumina subito il display. Da qui quindi si può settare l'anno,
premendo ancora si può settare il giorno e il mese. Poi permette di settare anche l'orario. Così si potrà tener conto di tutte le misurazioni effettuate nella data e nell'ora. Ok, andiamo allora ad inserire il tubo di silicone nel vano della pompa d'aria. Ed andiamo a inserire la fascia al braccio. La fascia deve essere posta a 2-3 cm dalla piega del gomito, praticamente. E poi va stretta attorno al braccio. Non deve essere troppo stretta, deve restare un po' di spazio perché poi andrà a gonfiarsi. Ok, andiamo ad iniziare la nostra misurazione. Guardate il display quanto è grande. Ok, 115-71. Come vedete viene indicata la sbarretta verde, cioè indica che la misurazione è ottimale. Un pochino sarà falsata in quanto ho un po' parlato durante l'inizio della misurazione e si dovrebbe stare senza parlare durante la misurazione per avere dei risultati corretti. Comunque, come vedete, display con scritte grandissime, quindi per gli anziani davvero ottimo, indubbiamente riusciranno a leggere i dati senza alcun problema, è anche molto luminoso, quindi è ottimo secondo me, svolge appieno quella che è la sua funzione. Poi è anche facilissimo da utilizzare, come avete visto, basta metterla al braccio e schiacciare il tasto Start. Dopodiché, se vogliamo memorizzare la misurazione, clicchiamo il tasto MEM e la misurazione sarà memorizzata e potremo vederla per le prossime misurazioni che faremo, così avremo sempre il quadro aggiornato dei nostri livelli di pressione. Ovviamente poi in questo manuale vengono indicati i migliori momenti in cui effettuare le misurazioni, le posizioni che si devono tenere per avere una misurazione ottimale, quindi si deve stare con schiena dritta e braccio posizionato su un piano. Anche io in questo momento ce l'avevo sospeso, quindi non era proprio corretta la misurazione. È incorretto misurarla invece stando piegati su se stessi. Poi ci sono una serie di indicazioni: non misurare prima di un'ora dopo aver mangiato o bevuto, o subito dopo aver preso tè o caffè, mentre si sta parlando o muovendo, mentre indica i migliori momenti in cui effettuare la misurazione, che sono prima di andare a letto, quindi la sera, e la mattina dopo un'ora che ci si è svegliati. Quindi indicazioni molto utili date anche da questo libricino. Poi ci sono le istruzioni, dove vi ho già detto c'è anche la lingua italiana e vengono spiegate le cose che vi ho già detto, perché essenzialmente la funzionalità è molto semplice. Ok, che dire, questo era il prodotto di oggi. Secondo me per il prezzo che ha va bene e, ve lo ripeto, è ottimo per gli anziani in quanto ha un display molto ampio, le scritte molto grandi, quindi anche chi ha difficoltà a leggerle non avrà problemi con questo display. I materiali sono buoni, la fascia stringe bene, è facilissimo da utilizzare, quindi secondo me è ottimo. Il prezzo non è nemmeno troppo alto, 30 euro per un misuratore di pressione, direi che è un ottimo prezzo. In farmacia li trovate a prezzi molto superiori. Le misurazioni vengono effettuate correttamente in quanto l'ho paragonato con un vecchio misuratore di pressione di quelli a pompetta,
devo dire che sono accurate, non ho riscontrato problemi nelle misurazioni. Quindi, se questo prodotto vi interessa, io come al solito vi lascerò tutti i link in descrizione video. Io ringrazio ancora una volta Roffy per avermi permesso di portarvi questo prodotto sul canale e ve lo consiglio perché è un buon prodotto. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video recensioni, unboxing e tanti altri video speciali. Per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!